Oggi ci occupiamo dell'effetto fotoelettrico. Di che si tratta? L'effetto fotoelettrico, consiste nella emissione di elettroni dalla superficie di un metallo grazie all'energia fornita dalla radiazione elettromagnetica che incide sulla superficie di questo metallo. Diciamo, dico i metalli perché nel caso dei metalli è particolarmente facile far uscire fuori degli elettroni dalla superficie, ma in realtà l'effetto può verificarsi anche in altri materiali. Allora, immaginiamo di voler far uscire da un pezzo di metallo, di forma qualsiasi, degli elettroni. Un elettrone che si trovi all'interno del metallo è libero di muoversi se fa parte della categoria dei cosiddetti elettroni di conduzione. La sua energia potenziale, però, al di fuori del metallo, l'energia potenziale all'esterno, è maggiore dell'energia potenziale all'interno. La differenza tra l'energia potenziale all'esterno e l'energia potenziale all'interno deve essere fornita all'elettrone al fine di poterlo fare uscire. Noi sappiamo che un modo per fornire energia potenziale è quello di compiere lavoro su questo elettrone e quindi il lavoro che occorre compiere per poter fare uscire l'elettrone dal metallo viene anche chiamato lavoro di estrazione ed è proprio dato da questa differenza di energia potenziale. Possiamo vedere il lavoro di estrazione di alcuni materiali riportati in una tabella. Vediamo ad esempio che per l'argento il lavoro di estrazione è riportato tra 4,52 e 4,74 elettron volt. Per il bario è 2,52-2,7, il cadmio 4,08. Vediamo l'alluminio 406-427, possiamo andare a cercare il rame 456-510. Sono valori tutti diversi, però l'ordine di grandezza dei potenziali di estrazione, dell'energia di estrazione della maggior parte dei metalli è più o meno simile. Vanno tutti, diciamo, tra valori compresi intorno a 2, 3, 4, 5 elettron volt. Quindi non sono diversissime le energie di estrazione da un metallo all'altro, però il valore specifico chiaramente dipende dal particolare metallo selezionato. L'energia, il lavoro di estrazione, è espresso in elettron volt. Noi sappiamo che il lavoro fatto da una forza conservativa è pari alla variazione cambiata di segno dell'energia potenziale. Il lavoro invece fatto, questo è il lavoro fatto dalla forza conservativa, quindi la forza elettrica, il lavoro fatto sulla carica dall'esterno invece è uguale al lavoro fatto dall'esterno, quindi quello che noi dobbiamo compiere sulla carica per poterla fare uscire dal metallo è uguale esattamente alla variazione di energia potenziale subita dalla carica. Quindi la variazione di energia potenziale subita dalla carica è positiva esattamente come lo è il lavoro di estrazione. E abbiamo detto che in ordine di grandezza questo lavoro di estrazione va tra i 2 e i 5 elettron volt. Che cosa vuol dire questo in joule? Ricordiamo che un elettron volt corrisponde a 1,602 per 10 alla meno 19 joule. Joule è l'unità di misura nel sistema internazionale. Questo è il valore numerico della carica dell'elettrone, cioè un elettron volt è un valore di energia in joule, che è numericamente espresso dal valore della carica dell'elettrone, della carica elementare, non solo dell'elettrone, anche del protone. Allora, l'energia dell'ordine di qualche elettronvolta è l'energia necessaria per far uscire fuori gli elettroni da un metallo. Come può essere fornita questa energia? Ci sono essenzialmente due modi. Uno è quello di riscaldare il metallo, e questo è l'effetto termoionico. Un altro modo è quello di irradiare il metallo con radiazione elettromagnetica di vario tipo. E allora quello che otteniamo è l'effetto fotoelettrico. Il nome fotoelettrico deriva dal fatto che per poter far uscire fuori gli elettroni dal metallo, in generale è necessario che la radiazione elettromagnetica sia nella banda del visibile o dell'ultravioletto o con lunghezze d'onda ancora maggiori. Sarà più chiaro più avanti il perché. Quindi facendo riferimento alla luce come responsabile dell'emissione degli elettroni, l'effetto si chiama fotoelettrico. Quindi elettrizzazione di un metallo mediante irraggiamento con onde elettromagnetiche.
Quindi l'effetto è la fuoriuscita degli elettroni dal metallo. Ora cerchiamo di capire più in dettaglio come funziona questo fenomeno, come si fa a metterne in evidenza l'esistenza e come si fa a studiarne le caratteristiche sperimentali. Bisogna utilizzare una cosiddetta cella fotoelettrica. Come è fatta? Immaginiamo di avere un contenitore in vetro, di materiale trasparente che faccia quindi passare la luce che eventualmente dovesse incidere sul contenitore. All'interno di questo contenitore vengono piazzati due elettrodi. Uno in particolare è un elettrodo largo di metallo che può essere esposto alla luce incidente sulla cella fotoelettrica. Un secondo elettrodo, solitamente più stretto, viene invece piazzato dalla parte opposta. I due elettrodi vengono collegati a un generatore. L'elettrodo che deve essere irradiato è il cosiddetto catodo e viene solitamente collegato al polo negativo di una batteria. Questo circuito alimenta la cella fotoelettrica. L'arrivo della radiazione elettromagnetica permette l'emissione di elettroni dal catodo. Questi elettroni si trovano in questa regione di spazio sottoposti a un campo elettrico, in quanto i due elettrodi sono collegati ai poli di una batteria. Quindi abbiamo un campo elettrico che è orientato nel verso che va dall'elettrodo positivo all'elettrodo negativo. Di conseguenza, gli elettroni che hanno carica negativa, carica meno E, subiscono una forza diretta nel verso opposto e vengono in questo modo accelerati verso l'elettrodo positivo. Al fine di evitare che questi elettroni incontrino ostacoli nel loro percorso, solitamente la cella fotoelettrica viene svuotata dall'aria, quindi viene fatto il vuoto all'interno, in modo che gli elettroni possano muoversi liberamente. E l'eventuale urto di elettroni con le molecole di un gas presente qui dentro costituirebbe un disturbo, quindi si cerca di evitarlo. Se vogliamo vedere gli effetti del passaggio della corrente in questo circuito, dovuti esclusivamente all'effetto fotoelettrico, in questa cella viene fatto il vuoto. Ora, una cella così semplice chiaramente non è molto utile. Dobbiamo essere in grado di misurare l'eventuale corrente che passa nel circuito, di sapere qual è la differenza di potenziale che stiamo applicando. E dobbiamo essere nelle condizioni di poterla variare. Quindi il generatore solitamente è un generatore con tensione variabile. Quindi la tensione delta V che possiamo applicare al circuito deve poter essere variata. In parallelo con la cella fotoelettrica andiamo a collegare uno strumento di misura, un voltmetro. E invece in serie con il circuito della cella fotoelettrica andiamo a collegare uno strumento di misura della corrente, quindi un amperometro. Indichiamo con la I minuscola l'intensità della corrente elettrica che passa nel circuito, misurata tramite l'amperometro. Indichiamo invece con la I maiuscola l'intensità della radiazione incidente sulla cella fotoelettrica, espressa in watt su metri quadri. Quindi I maiuscola intensità della radiazione incidente, I minuscola intensità della corrente elettrica che passa nel circuito, espressa chiaramente in ampere. Cosa facciamo con un circuito di questo genere? Beh, innanzitutto il fatto che possa passare corrente, la cui presenza è messa in evidenza dall'amperometro, è un indice del fatto che c'è un'emissione di elettroni da parte del catodo. In assenza infatti di questi elettroni, poiché i due elettrodi non sono direttamente collegati, non vi può essere alcun passaggio di corrente. Quindi se c'è passaggio di corrente siamo sicuri che la radiazione incidente sul catodo sta provocando l'emissione di elettroni. Gli elettroni accelerati dal campo elettrico si muovono verso l'anodo e di conseguenza, passando all'anodo, possono contribuire al passaggio della corrente. È molto interessante andare a vedere cosa succede cambiando alcuni parametri che entrano in gioco nel determinare, nel regolare questo fenomeno. I parametri sono sicuramente la differenza di potenziale applicata all'estremità della cella fotoelettrica, l'intensità della radiazione incidente e anche la lunghezza d'onda della radiazione incidente. Proprio per studiare la dipendenza della lunghezza d'onda si cerca di fare in modo che la radiazione che entra nella cella fotoelettrica sia monocromatica e si cerca di fare in modo che questa radiazione
possa essere modificata, in particolare che possa essere modificata la lunghezza d'onda. Quindi noi possiamo giocare su tre parametri: differenza di potenziale, lunghezza d'onda della radiazione incidente, intensità della radiazione incidente. Cosa succede quando si va a studiare la dipendenza dell'intensità di corrente che passa nella cella fotoelettrica al variare di questi parametri? Andiamo quindi a rappresentare la curva caratteristica di una cella fotoelettrica. Mettiamo in ascissa e in ordinata rispettivamente la differenza di potenziale applicata alla cella fotoelettrica e l'intensità di corrente che passa in questa cella. Se la cella fosse un conduttore ohmico, allora avremmo semplicemente un riscontro della prima della validità della prima legge di Ohm e vedremo come grafico caratteristico una curva di questo tipo, che rappresenta una proporzionalità diretta tra differenza di potenziale applicata e intensità di corrente. La pendenza di questo grafico rettilineo rappresenta, come ben sappiamo, dipende dalla resistenza elettrica del conduttore ohmico. Maggiore la resistenza, più piccola è questa pendenza, è il reciproco della resistenza che rappresenta il coefficiente angolare di questa retta. Di fatto, però, la cella fotoelettrica non si comporta come un conduttore ohmico, quindi il grafico caratteristico che rappresenta l'intensità di corrente in funzione della differenza di potenziale ha una forma diversa. Lo rappresento qualitativamente senza vedere esattamente i dettagli. Sui dettagli numerici faremo più avanti un'analisi più accurata. Un grafico tipico di una cella fotoelettrica può avere questo tipo di forma. Osserviamo alcune caratteristiche di questo grafico. Primo, non è un grafico rettilineo, quindi sicuramente non obbedisce alla prima legge di Ohm questo tipo di circuito. La cella fotoelettrica segue un'altra caratteristica. Secondo, mentre c'è una regione di questo grafico, quindi un certo range di valori, intervallo di valori delle differenze di potenziale, per i quali l'intensità di corrente aumenta in modo pressoché lineare, come se fosse valida la prima legge di Ohm, a un certo punto l'aumento della differenza di potenziale de determina un corrispondente aumento di intensità di corrente sempre meno marcato, fino a quando un ulteriore aumento della differenza di potenziale praticamente non provoca più alcun aumento dell'intensità di corrente. Diciamo con linguaggio matematico che si ha un comportamento asintotico dell'intensità di corrente. Rappresento qui un asintodo orizzontale. Quindi l'intensità di corrente tende a un certo valore limite. Un'altra cosa che possiamo subito riscontrare è che c'è intensità di corrente anche per valori negativi della differenza di potenziale, negativi rispetto al grafico che stiamo rappresentando. Quindi se qui c'è lo zero della differenza di potenziale, ci sono dei valori della differenza di potenziale invertiti per cui si ha ancora intensità di corrente. In pratica, riferendoci allo schema del circuito, se noi invertissimo il più con il meno nel generatore, quindi trasformassimo il catodo in anodo e viceversa, potremmo ancora avere il passaggio della corrente nello stesso verso. Cioè potremmo avere degli elettroni che escono fuori dall'anodo, cioè dall'elettrodo diventato positivo, muoversi verso il catodo. Com'è possibile questo effetto? Beh, c'è da considerare che l'energia fornita agli elettroni che fuoriescono dal metallo può trasformarsi almeno in parte in energia cinetica. Questa energia cinetica può garantire agli elettroni la possibilità di muoversi contro l'eventuale campo elettrico che, una volta invertito al generatore, può diventare un ostacolo al moto degli elettroni, un po' come quando si lancia una palla verso l'alto, il campo gravitazionale ostacola la salita di questa palla. Però se la palla ha una certa energia cinetica, per un certo tratto è in grado di salire comunque. La stessa cosa succede agli elettroni che fuoriescono da un elettrodo positivo. Se hanno abbastanza energia cinetica, possono superare la barriera del campo elettrico che li ostacola ed arrivare fino all'anodo. Ovviamente, a un certo punto, se la differenza di potenziale che si oppone al moto degli elettroni è sufficientemente alta, gli elettroni che
possono non farcela più ad arrivare all'elettrodo opposto e quindi la corrente viene annullata. Il valore della differenza di potenziale invertita, che è in grado di fermare tutti gli elettroni, si chiama potenziale di arresto. In questo modo abbiamo visto già alcune delle caratteristiche tipiche dell'andamento della corrente in una cella fotoelettrica. Cosa succede se cambiamo, oltre la differenza di potenziale, altri parametri? Abbiamo detto che alcuni parametri su cui si può giocare sono, oltre alla differenza di potenziale, anche l'intensità della radiazione incidente e la sua lunghezza d'onda. Se non cambiamo la lunghezza d'onda e cambiamo l'intensità della radiazione incidente, quindi indichiamo con I con 0 l'intensità che ha dato luogo alla curva che abbiamo qui rappresentato, cambiamo invece l'intensità, proviamo a prendere un'intensità più bassa. Quello che si osserva è una curva caratteristica fatta in questo modo. Si riscontrano cioè alcune delle caratteristiche che abbiamo già descritto, come la presenza di un potenziale di arresto, la presenza di un comportamento asintotico, con alcune differenze però. Al cambiare dell'intensità della radiazione incidente, cambia la corrente limite. Cioè l'intensità di corrente massima, quella che abbiamo durante la fase asintotica, diminuisce al diminuire dell'intensità della radiazione incidente. In pratica, superata una certa differenza di potenziale, che approssimativamente indichiamo qui, l'intensità di corrente dipende, anziché dalla differenza di potenziale, dipende dall'intensità della radiazione incidente. Se proviamo ad aumentare l'intensità della radiazione, si può ottenere una curva fatta in questo modo. Quindi, più grande è l'intensità della radiazione incidente, qui abbiamo I con 0 maggiore di I con 1, se questa è la curva caratteristica ottenuta con un'intensità I con 2, abbiamo certamente I con 0 minore di I con 2. Tutte queste curve caratteristiche però hanno, lo si può riscontrare facendo l'esperimento realmente, hanno un valore unico del potenziale di arresto, cioè si osserva che il cambiamento dell'intensità della radiazione incidente non ha alcun effetto sul valore del potenziale di arresto, quindi tutte queste curve partono, dando un valore di intensità di corrente diverso da zero, partono dallo stesso valore della differenza di potenziale invertita. Chiaramente il valore della differenza di potenziale 0 ci dà valori di intensità di corrente diversi a seconda della curva caratteristica. E certamente l'intensità di corrente di saturazione asintotica dipende dall'intensità della radiazione incidente. Cosa succede invece se andiamo a cambiare l'ultimo parametro rimasto, cioè la lunghezza d'onda della radiazione? Cambiando lunghezza d'onda succede una cosa di questo genere. Rappresentiamo in blu un grafico ottenuto con una lunghezza d'onda diversa da quella che ha permesso di ottenere questo potenziale di arresto. Se il potenziale di arresto che è qui rappresentato è stato ottenuto con una lunghezza d'onda lambda 0 e proviamo a prendere una lunghezza d'onda lambda 1 minore di lambda 0, si osserva un'altra curva caratteristica fatta in questo modo. Quindi non cambia nulla per quanto riguarda il comportamento asintotico. Di nuovo questo dipende dall'intensità della radiazione incidente. La cosa nuova però che possiamo osservare è che il valore del potenziale di arresto cambia in ragione del cambiamento della lunghezza d'onda della radiazione incidente. In particolare, se si prende una nuova lunghezza d'onda minore della precedente, si ha un potenziale di arresto VA1 minore di quello precedente. Scusatemi, maggiore, minore se ragioniamo in termini di segno, ma in valore assoluto, se indichiamo con V con A il potenziale di arresto preso in valore assoluto, il nuovo potenziale di arresto è maggiore in valore assoluto del potenziale di arresto preso in precedenza. Quindi l'energia che questi elettroni hanno quando escono dal catodo o dall'anodo quando si inverte il potenziale è maggiore nel momento in cui si fa diminuire la lunghezza d'onda della radiazione incidente.
Se invece invertiamo la situazione, cioè prendiamo una lunghezza d'onda lambda 2 maggiore di lambda 0, si osserva una curva fatta in questo modo. Cioè cambia di nuovo il potenziale di arresto, ma stavolta ci avviciniamo allo 0. Si osserva inoltre che quando il potenziale di arresto si avvicina a 0, e questo succede per un valore di lunghezza d'onda che chiameremo lunghezza d'onda limite o lunghezza d'onda massima. Quindi quando lambda si avvicina ad un valore massimo, il cui valore numerico poi dipenderà da alcune caratteristiche che esamineremo più avanti, non si osserva più alcun effetto fotoelettrico. Quindi ripeto, mi spiego meglio. Al variare della lunghezza d'onda cambia il valore del potenziale di arresto, ma qualora facciamo aumentare la lunghezza d'onda fino ad un certo valore limite, valore in corrispondenza del quale il potenziale di arresto diventa zero, si ha anche un'interruzione del fenomeno. Cioè, se si prende una lunghezza d'onda maggiore di quella limite è quella che dà potenziale di arresto nullo, non si osserva più alcun effetto fotoelettrico. In sostanza, gli elettroni non escono più fuori dall'elettrodo. Da qui non viene fuori più alcun elettrone se la lunghezza d'onda supera il valore massimo, il valore limite. E questo qualunque sia il valore dell'intensità della radiazione incidente. Cioè la cosa singolare di questo tipo di fenomeno è che se prendiamo una luce estremamente intensa, ma con una lunghezza d'onda maggiore di quella limite, quindi con lambda maggiore di lambda massima, non si ha alcun effetto fotoelettrico, anche se la radiazione incidente ha un'intensità elevatissima. Inoltre, da cosa dipende il valore della lunghezza d'onda massima? C'è un modo per farlo variare? Beh, si osserva che il valore della lunghezza d'onda limite, della lunghezza d'onda massima, dipende dal materiale utilizzato per l'elettrodo negativo, cioè per il catodo, il cosiddetto fotocatodo. In pratica, se andiamo a guardare la tabella dei potenziali di estrazione, si osserva che al cambiare del potenziale di estrazione cambia di conseguenza la lunghezza d'onda limite, lunghezza d'onda massima. In particolare, la lunghezza d'onda massima cresce per valori più piccoli del potenziale e diminuisce per valori più grandi del potenziale. Quindi, per esempio, il rame che ha un potenziale di estrazione che si avvicina ai 5 volt, o in termini energetici 5 electron volt, ha una lunghezza d'onda di soglia, una lunghezza d'onda massima che è più piccola della lunghezza d'onda di soglia osservata per esempio per il bario che ha un potenziale di estrazione più basso. Riassumiamo a questo punto le principali caratteristiche che si possono ricavare dagli esperimenti sull'effetto fotoelettrico. Primo, la corrente in una cella fotoelettrica è non segue la prima legge di Ohm, dando luogo al fenomeno della saturazione. 2. La corrente di saturazione cresce proporzionalmente all'intensità della radiazione incidente. 3. Esiste un potenziale di arresto indipendente dall'intensità della radiazione incidente
è legato invece alla lunghezza d'onda. 4. Esiste una lunghezza d'onda di soglia, virgola, al di sopra della quale non si ha effetto fotoelettrico. E infine, 5. La lunghezza d'onda di soglia dipende dal materiale. Quindi, la corrente in una cella fotoelettrica non segue la prima legge di Ohm e si ha invece il fenomeno della saturazione, cioè l'aumentare della differenza di potenziale, a un certo punto la corrente non aumenta più. La corrente di saturazione cresce proporzionalmente all'intensità della radiazione incidente, anzi questo fenomeno permette di utilizzare una cella fotoelettrica in regime di saturazione al fine di misurare l'intensità della radiazione incidente. Esiste inoltre un potenziale di arresto, il potenziale invertito che consente di fermare tutti i fotoelettroni emessi, il quale è indipendente da quanto sia intensa la radiazione incidente, invece legato strettamente alla lunghezza d'onda di questa radiazione. E a questo proposito c'è una lunghezza d'onda detta di soglia, lambda massima, superata la quale non si ha alcun effetto fotoelettrico. E questa lunghezza d'onda di soglia è strettamente legata al materiale utilizzato. Ci si accorge anzi che all'aumentare del potenziale di estrazione degli elettroni dal metallo diminuisce la lunghezza d'onda di soglia e viceversa. Queste sono le principali caratteristiche dell'effetto fotoelettrico. Si tratta a questo punto di trovare un'adeguata interpretazione teorica di questo tipo di comportamento alla luce delle leggi della fisica conosciute. Questo tentativo è stato fatto inizialmente sulla base delle leggi della fisica classica, quindi elettromagnetismo e meccanica classica, incontrando alcune serie di difficoltà di cui discuteremo nella prossima lezione.